E il confronto con culture geograficamente lontane è sempre utile, anche quando basato sulle pagine più buie della storia. A Bari, la commemorazione del 24 aprile 1915, quando in Turchia iniziarono le persecuzioni e l'eccidio del popolo armeno. Sentiamo Enzo Del Vecchio. Siamo pochi, ma ci chiamiamo armeni. Non ci consideriamo superiori. Davanti al Kachkar in pietra, al chiarore della luna, le preghiere e i brani più toccanti dei diari dei deportati armeni che riuscirono a sfuggire alla morte a partire da quel 24 aprile del 1915, il giorno terribile nel quale il governo turco decise di scatenare le persecuzioni sulla popolazione armena. Una cerimonia di commemorazione che ieri a Bari ha riunito la comunità armena residente in Puglia, con ragazzi, adulti e anziani che hanno voluto così ripercorrere i tragici giorni del genocidio che provocò, secondo non pochi studiosi, la morte di non meno di 1 milione di armeni. Prima del pellegrinaggio davanti alla stele, un convegno di studiosi ed esperti si è svolto nella sala consiliare del comune di Bari. E noi sappiamo bene che ancora i governi turchi, nonostante le loro ambizioni europeiste, si ostinano a negare i fatti. E comunque, anche qualora si volesse mettere in dubbio l'intento genocidario del governo e quindi dei giovani turchi, resta il fatto che la Convenzione delle Nazioni Unite parla di genocidio anche se i fatti sono ascrivibili non ai governanti, bensì, cito testualmente, ai funzionari o addirittura a privati cittadini. Questa data ci porta in giro per le strade e con la speranza di incontrare un fratello armeno. Se non ne incontriamo, tutti gli altri sono fratelli, baresi, milanesi, siamo tutti fratelli. Ecco che incontrare un fratello armeno, uno che sappiamo che cosa trasferiamo nell'incontrarci, nel guardarci negli occhi, sappiamo riconoscere l'amore e la passione che ci trasferiamo. C'è un paese laggiù. Abitavamo in una casa di 2 piani. Mio padre coltivava un frutteto e le aiuole fiorite che occupavano un ampio spiazzo davanti alla casa. Dopo la morte di mia madre, lasciò gran parte della cura del frutteto al giardiniere per dedicarsi alla cura dei fiori. Per commemorare la 98esima ricorrenza del genocidio del popolo armeno, mercoledì 24 aprile 2013 la sala consiliare del comune di Bari ha ospitato il convegno Armeni, genocidio di un popolo dimenticato. Una scelta coraggiosa, tutt'altro che scontata, quella dell'amministrazione barese. Non dimentichiamo che la Turchia continua ancora a disconoscere il genocidio. Questo per un doppio ordine di motivi. Uno è un fatto di carattere comunque nazionalista, no? Perché significa gettare un'ombra su quelle che sono le origini stesse dello Stato turco, della Repubblica Turca intendo. E poi c'è una ragione di ordine puramente economico. E continuano a temere in qualche modo sia le riparazioni di ordine finanziario e sia anche le restituzioni territoriali. Attualmente la Repubblica dell'Armenia occupa soltanto il 20% del territorio di quella che fu l'Armenia storica. Quindi credo che un paese con ambizioni europeistiche, un paese che continua a battere, no, alle porte dell'Unione Europea, abbia tutto l'interesse a fare i conti con il passato e a riconoscere quindi quello che è avvenuto nel 1915. Ma ad oggi la posizione della Turchia è di assoluta chiusura a riguardo. L'articolo 301 del codice penale turco, così come rinnovato, poi inserito nel 2008, in base alla legge, la prima legge del 2005, prevede che cosa? Prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni per chiunque in qualche modo denigri la nazione turca. Tanto però basta perché venga perseguito, penalmente condannato, chiunque osi dire che i fatti del 1915 integrano il crimine di genocidio. Nel corso del convegno è stato presentato il libro Il richiamo del sangue, a cura di Kegam Jamil Boloyan, professore di lingua e letteratura araba all'Università di Lecce. Il volume contiene alcuni ricordi raccolti sotto forma di diario di una donna armena, Agavini Bogosyan, che visse tra la primavera e l'estate del 1915 la terribile esperienza dell'esilio forzato degli armeni delle province orientali della Turchia. Per molti di loro questo viaggio drammatico si traduce in un'esperienza di morte. Non odiamo la Turchia, non odiamo i turchi, né come nazione, né come popolo.
Noi vogliamo lanciare un messaggio ai nostri giovani che solo con la pace si può ottenere la giustizia. A conclusione del convegno, una corona di alloro è stata deposta dalla comunità armena del capoluogo barese sul Kashgar nei pressi del porto dedicato al poeta armeno Nazarian. Durmez aysor, yeftog mez sbardizme.